Sono Monica Gulmini e lavoro al Dipartimento di Chimica, dove mi occupo di archeometria, cioè di far interagire le scienze con l'archeologia per studiare i materiali antichi. Saremo al Museo Egizio per la Notte dei Ricercatori, dove presenteremo un progetto internazionale che ci coinvolge e che coinvolge con noi altre università e altre aziende di 5 stati europei e del mondo, tra cui il Giappone, per raccontarvi come studiare e come presentare la protostoria giapponese. Un gruppo veramente interdisciplinare che coinvolge ben 9 dipartimenti dell'Università di Torino: chimica, fisica, scienze della terra, biologia, informatica, scienze veterinarie, scienze agrarie, il Dipartimento di Studi Storici e il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. Vedete una grande varietà di competenze che convergeranno tutte nello studio di questo sito archeologico, che è sito nella prefettura di Okayama in Giappone. Quello che potrete vedere nella notte dei ricercatori al nostro stand sarà quelli che sono i primi risultati che sono emersi dallo scavo, alcune delle attrezzature che vengono usate nello scavo archeologico, o meglio, che usano gli scienziati per supportare gli archeologi nello scavo archeologico, e potrete avere contatto diretto con le persone che sono coinvolte all'interno di questo scavo, che, come vi dicevo, sono dei ricercatori che lavorano negli ambiti più disparati sia delle scienze naturali che nel campo dell'archeologia. Vi invitiamo quindi a venirci a trovare al Museo Egizio, dove tra l'altro potrete vedere proprio in questo periodo la mostra L'archeologia invisibile, che è dedicata proprio ai temi dell'archeometria. Quindi vi aspettiamo.